Salve a tutti e bentornati su questo canale. E oggi siamo qui con il nuovissimo Resident Evil Village, che sinceramente non vedo l'ora di giocare con voi. E non sto più nella pelle, quindi direi già che possiamo cominciare. Tra l'altro, è in diretta connessione col precedente Resident Evil 7 Biohazard, che è un titolo che mi è piaciuto particolarmente tanto, insomma, mi ha fatto veramente una paura che onestamente non provavo da tempo, quindi speriamo che questo successore sia degno. Io direi normale perché estrema, se no ci stiamo qui le giornate. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro. La salutò con calore, mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco», lei mangiò. E ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. «Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più», ringhiò. «Di più? Ora ci è dovuto». In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco, ora dorme. Perché una storia così inquietante? Ha soltanto 6 mesi. In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Hai detto qualcosa?
Niente, la metto a letto. Assolutamente niente. Ah no, del resto, ricordare quello che è successo in Resident Evil 7 non è assolutamente positivo per la salute mentale, direi, quindi... Quando sarai grande, brinderemo insieme, ok? Guardate che belle che sono le immagini. Veramente. Non avvicinarti troppo mentre cucino. Oh, se no diventi un mostro, se no ti trasformi. Quando farà più caldo andremo a passeggio. Certo. Se ci sarai ancora. Controllavo che fosse chiusa. Dai, non svegliarti. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Ne so qualcosa di bambini che non vogliono addormentarsi. E no, non ho figli. Le medicine di Mia. È sotto stretto controllo. Il resto... Dopo quello che è successo 3 anni fa, perché siamo... Sono passati 3 anni. Io e la mamma adoriamo questa canzone. Ci siamo quasi. C'è il lettone. Ragazzi, notate che gli specchi sono coperti, eh? I vestiti di Rose per domani. Ah, mettiamola a dormire nella sua culla. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Sei febbraio 2021. Io e Mia abbiamo litigato di nuovo. Per caso ho fatto un riferimento a quello che è successo 3 anni fa e lei mi ha urlato contro. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa. Possiamo iniziare una nuova vita e crescere a Rose serenamente. Ma mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. So che mi odia parlarne, ma come possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia successo nulla? Non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite con Rosa senza brutti ricordi che ci tormentano la mente? Mi pare un po' difficile dopo quello che è successo in Louisiana dimenticare o non avere incubi o brutti ricordi. Lei si merita almeno quello. So che anche Mia è consapevole. Se davvero non gliene importasse nulla, non si sarebbe infuriata così in ospedale. Altro documento. Rosemary, nata il 2 dell'8 2020. Esame effettuato, dito, vista, tatto, riflessi. I risultati non mostrano alcun problema. La paziente è in buona salute. Note aggiuntive. La BSA fornirà i risultati di esami aggiuntivi riguardo la presenza di patogeni fungini. Ok. Rose sta bene. Diciamocelo per consolarci. Armarsi per la sopravvivenza, manuale. Questo non è paranoia. Manuale di armi.
Molto carino. Vorrei che il tempo si fermasse. Eh sì. Invece il tempo corre. Corre velocissimo. È abbastanza inquietante. In bagno ci siamo stati. Qui no. No, perché voglio esplorare per bene. Bisogna pulire prima che Rose inizi a camminare. È tutto sporco di polvere qui. Vediamo. Cala il sipario sulla fuga di gas ad Alvey. Il 18 di questo mese sono terminate le indagini sulla fuga di gas tossico ad Alvey in Louisiana, avvenuta nel 2017. Le morti sono state attribuite a una fuga di gas naturale presente nelle rocce sedimentarie sotterranee in quell'area. Jack Becker e la sua famiglia sono rimasti coinvolti nell'incidente, nella quale tutti e quattro hanno perso la vita. Si crede che anche Ethan e sua moglie si trovassero nei paraggi, ma la loro attuale posizione è sconosciuta. L'intera area è stata isolata e non tornerà ad essere abitabile prima che siano trascorsi almeno 10 anni. Ah, però, 10 anni... Se ne sono dimenticati tutti. Eh sì. 10 anni prima che torni abitabile non è poco. Storia dell'architettura di castelli e fortezze dell'Europa orientale. Ci troviamo quindi in Europa orientale. Giù, dobbiamo andare giù. Adesso speriamo che Mia non ci accolga in qualche strana veste, perché di jumpscare onestamente così già subito. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon appetito. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Ha un aspetto delizioso, direi. Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. C'è un clima un po' teso. Non preoccuparti. Che ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà davvero tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Cazzo! Così. Mia! Sta giù! Ma che è? Mia! Ma che sta succedendo? Cioè, c'è una serie di... colpi? Ma cos'è? Mia! Oddio! Le hanno sparato. Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Ma perché era ancora viva? Perché? Oddio. Che crudeltà. Iniziamo bene. Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Segna il sicuro. Portatelo via. Togliele le mani di dosso! Ma ci portano Ethan. Via la figlia. No. Aia. Presto, se fosse andato fuori bene, non saremmo qui a parlare in Resident Evil.
può andare bene in un Resident Evil? Non può. Dottoressa. Cat calling. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci! Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Il mio piccolo angelo. Ehi, Cristo, dove cacchio siamo finiti? Ecco già, dammi il cellulare. Stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Questo è un canale riservato. Non ho ancora sentito. Cazzo. Vediamo che è successo qui. Beh, giustamente avere una torcia fa sempre comodo in tasca. Dio mio. Ragazzi. C'è un po' freddino. Dove saremo finiti? Europa orientale. Romania. Tanto seguiamo le orme. Ok. Scendiamo. Sì, ma potevi stare un attimo più attento anche tu. Ok. Stavamo camminando accovacciati. Oh Dio mio. Che cazzo è? Da dove viene? Oddio. Uccelli morti. Oddio. Che orrore! Oh! Ma andate via! Chi vi vuole? Si vede in cazzo, c'è la nebbia, c'è il... Questo era qualcuno. Qualcuno che camminava, sì. Non promette nulla di buono. Pesci morti. E qui.
Ok.